Incontriamo qui al presidio di Stamina a Piazza Montecitorio Isabella, del punto del gruppo delle persone qui sono coinvolte in questa manifestazione, con questa tenda da un po' di tempo sul metodo Stamina, e ci dice qualcosa riguardo a un evento che domani si terrà a Roma riguardanti le famiglie appunto coinvolte. Di che si tratta, Isabella? Allora, è una conferenza stampa organizzata dalle famiglie dei bimbi in cura col metodo Stamina presso gli ospedali civili di Brescia, con la intenzione di smentire con i documenti ufficiali alla mano le bugie che sono circolate in questi ultimi mesi sulla vicenda Stamina, per cui verranno affrontati, la conferenza appunto affronterà anche con l'aiuto dei legali delle famiglie e con le testimonianze anche dei genitori di questi bambini, affronterà i vari punti, diciamo, che sono stati al centro delle polemiche feroci su questa vicenda. E per ogni punto affrontato verranno presentati i documenti che la smentiscono, perché appunto prodotti dagli ospedali, dall'AIFA, quindi documenti ufficiali. Verrà anche poi distribuita comunque il resoconto con i documenti che noi presenteremo durante la conferenza, in modo che chiunque sarà presente alla conferenza potrà verificare personalmente, insomma, quanto detto e vedere la veridicità, insomma, dei documenti. E diciamo bene dov'è l'appuntamento, gli orari, i riferimenti? Allora, è al Caffè Letterario di via Ostiense 95 a Roma, dalle 11 alle 14. Perfetto, quindi ci saranno le famiglie, mi pare di aver capito che una cosa sono le famiglie e una cosa è un po' il detentore, diciamo, non so, copyright tra virgolette di questo metodo, che è Vannoni. Sì, questa è proprio una conferenza che è nata dalle famiglie con la volontà di dire la verità su quello che hanno vissuto, per cui il fatto che i loro bimbi sono stati meglio finché hanno potuto fare le infusioni. Perfetto, grazie Isabella. Prego.